Secco 4-0 della Polisportiva Palermiti sul Martelletto Settigiano in una partita che valeva per la posizione in classifica a ridosso delle due capoliste, intendiamo dal terzo al sesto posto. Quindi vittoria importante per la squadra del presidente Truglia, che così si riporti in terza posizione ed ha una partita ancora da recuperare. Facile l'incontro nella sostanza, perché dopo pochi minuti, appena al terzo minuto, Papasodoro portava in vantaggio la squadra di casa, poi era Bomber Gullà, capocannoniere del girone con 15 gol, a segnare una doppietta al settimo e al 46esimo per il 3-0, che poi veniva arrotondato nel finale di gara al 74esimo da Andrea Marcella. Quindi una partita diciamo abbastanza semplice per il Palermiti, che dimostra di voler davvero continuare a portarsi nelle posizioni alte della classifica, mirando magari anche a quel terzo posto che potrebbe significare promozione, se non diretta, attraverso anche i play-off.